Abbiamo ricevuto e ringraziamo la solidarietà di tantissime persone, a nominarle tutte sicuramente dimenticheremo qualcuno. Proprio in ultimo, poco fa, ci ha telefonato il nostro inviato da Corleone, Cosmo Di Carlo, con il sindaco Iannazzo, ma abbiamo ricevuto le telefonate di un po' tutti i sindaci del comprensorio, da Trappeto, il sindaco Muscolino, ma anche da Isola delle Femmine, da Torretta, da Partinico, da Borgetto e da quant'altro, e non solo, la solidarietà di tutte le persone che ci scrivono, ci mandano email a centinaia. Rispondiamo a tutti, grazie, noi andiamo avanti, non saranno queste fesserie a fermarci, perché questi stronzi che si nascondono, tirano la pietra e si nascondono dietro il muro, vi dà il senso di cosa sono questi mafiosi. Io non li definirei nemmeno mafiosi, sono dei pezzi di merda, appunto, che non fanno altro che cercare di intimidire, di intimorire, sapendo che noi continueremo nelle nostre battaglie, soprattutto per cercare di scardinare quello che è il sistema, che in Sicilia è diventato un sistema politico, affaristico e mafioso. Si tratta di un dattilo scritto, fatto con una macchina da scrivere antidiluviana e con i caratteri parzialmente consumati e il nastro quasi asciutto. Il testo è pieno di correzioni e cancellature, con una serie di errori grammaticali così gravi e così stupidi che si capisce facilmente che sono stati fatti deliberatamente. Per certi versi il messaggio sembra ricordare lo stile dei Pizzini, di Lo Piccolo e di Bernardo Provenzano, i quali comunque erano davvero ignoranti o semi-analfabeti. Il presunto minacciatore o minatore, nel senso che se la mena perdendo tempo a scrivere queste cose, invece si diverte a scrivere in modo studiatamente scorretto. Il dato più rilevante è un costante richiamo a Maniaci a rendere nota la sua fedina penale, cosa che non bisogna dimenticare qualche anno fa è stata fatta con centinaia di fotocopie ad opera di un esperto locale di lettere anonime. Interessante da perfetto vigliacco la minaccia alla famiglia di Maniaci nel caso che si ostini a continuare, nonché la solita sparata scritta negli ultimi tempi a diversi giornalisti minacciati, che la sentenza è stata emessa. Il porco che scrive quindi pretende di sostituirsi ai giudici e di emettere sentenze di morte. Ci manca solo la bara con la croce. A meno che il minacciato non decida di accettare l'invito a cambiare paese. Dove se ne dovrebbe andare il minatore non lo dice, chiaro quindi che si tratti di un partinicese che si è sentito un po' troppo disturbato dai servizi di Teleiato. E va bene, passa bene di Cabassia, e i miei rispetti, faremo come Vassia comanda. Anzi, se si fa riconoscere, poiché i carabinieri hanno trattenuto la sua copia originale, ne abbiamo fatto una fotocopia, che sono pronto a infilarle in quella parte. Salutiamo e cacciamo. No, sai benissimo che il nostro ruolo, il mio ruolo, insomma, è quello di parlare di fatti importanti. Adesso io non sono in prima persona come fai te, però io... Ti nascondi, No, mi nascondo. Ti rapete, è anche la questione, ma credo che sia anche la questione di coraggio. Io dico che non è una questione di omertà. Non ne hai tu. No, io non ho tanto coraggio come magari ce l'hai tu, questo assolutamente, mi inchino davanti a una persona. Pensate come te. Che i telespettatori, i radioascoltatori non lo possono vedere, alza le mani come a tipo mi arrendo. Ma sicuramente, però il tuo coraggio però porta a delle situazioni del genere, avere un coraggio da giornalista così porta, no. A volte può essere anche incoscienza, guarda, uno... O incoscienza, è un mix di incoscienza, di coraggio. Lei ne sa qualcosa, mix. Beh, lei mixa la musica, tu mixi le notizie che si incrociano e poi fanno arrivare alla tua redazione lettere anonime. Come hai appreso, cioè dal punto di vista proprio tuo emotivo, questa ennesima intimidazione? Vedi, quello che c'è in più su questa lettera, perché ne sono arrivate tante, poi tu lo sai, la macchina è bruciata, tante altre cose. Quello che mi lascia perplesso, mi ha fatto questa volta incazzare, è il fatto che tirano in ballo la famiglia. Ci pensiamo noi, alla tua moglie, ai tuoi figli, diventa un po' più pesante e fa riflettere. Però ti posso dire che siccome noi facciamo riunioni di relazioni, che poi è la famiglia, a me detto, vai avanti, noi non ci lasciamo intimidire e siamo con te, e quindi si va avanti. Questi
pezzi di merda, non la e Pino, adesso i prossimi passi quali saranno da parte tua? Continuare tranquillamente? Sì, abbiamo presentato denunce alle forze dell'ordine, quindi siamo tranquilli, continuiamo, non ci lasciamo intimidire da allora, l'abbiamo detto ieri PDM. In televisione, da queste PDM, e tra le altre cose, è proprio di questi che mai all'Andia... Oh, l'hai scritta con la lettera all'Albino, con la macchina da scrivere all'Albino Provenzano. All'antica, proprio mandata, hai capito? E cioè, sono PDM, sì. Abbasso i PDM, ha scritto Vincenzo, abbasso i PDM, ti sei salvato. Benissimo, allora Pino, io so che tu hai delle riunioni molto importanti, vuoi lanciare un ultimo tuo sfogo personale, visto che c'è la radio che te lo consente di farlo, un tuo sfogo, un tuo pensiero personalissimo? Sì, il mio pensiero personalissimo è prendetemela con me, perché sono io quello che poi alla fine faccio tutto, lasciate in pace chi ovviamente non c'entra, e se avete le palle mettetele sul tavolo e quindi affrontatemi a viso aperto invece di fare appunto i PDM e nascondervi dietro l'anonimato oppure lanciare la pietra e ammucciare padre rumore. E questo è per farvi capire il peso di questi mafiosi che sono baldanzosi o sono spavaldi quando camminano diciamo a branco, quando sono armati o soprattutto al buio, quando bruciano le macchine o scrivono lettere anonime o lanciano queste intimidazioni, per darvi il peso, cari ascoltatori, che i PDM, i pezzi di merda, sono pezzi di merda e basta. Sono tantissime, appunto, come dicevo, la vicinanza, la solidarietà che ci arriva e l'incoraggiamento ad andare avanti, solo che vi posso garantire che non ce n'è bisogno, perché noi andiamo avanti tranquillamente, loro lo sanno, se mi devono fermare, se hanno le palle, mi devono sparare.